Buonasera e bentrovati a Focus, programma di approfondimento in onda sulla nostra rete, prima puntata della settimana. Ospite di questa sera Filippo Giombarresi, presidente dell'Associazione Concessionari Ortomercato di Vittoria. Buonasera a tutti. Continuiamo a parlare di crisi agricola perché tra l'altro è l'argomento che in questi giorni interessa da vicino Vittoria, in particolare la voce dei produttori in protesta, ma naturalmente una crisi che riguarda tutto il comparto. Tra questi ci sono anche i concessionari, molte volte additati malamente anche dai piccoli produttori, però una categoria e una fascia all'interno del comparto che soffre la stessa crisi e che vive soprattutto giornalmente il mercato ortofrutticolo di Vittoria. In questo caso sa quali sono i mali che naturalmente ci sono nel settore rispetto magari a qualche giorno fa. Prima di iniziare dicevamo c'è un lieve rialzo dei prezzi perché si era parlato di un novembre assolutamente nero con prezzi bassissimi mai visti prima, e invece ora un leggerissimo miglioramento c'è. Probabilmente non ve l'aspettavate o ve lo aspettavate questo leggero miglioramento? No, partendo da questo, nella norma, diciamo, quindi normalità. Sì, nella normalità, anche perché si tratta di ortaggi che sono, diciamo, in misura proprio ridottissima, e allora ecco che l'offerta è maggiore, meglio dire la richiesta è maggiore dell'offerta, e di conseguenza ecco che i prezzi si alzano. Stiamo parlando di melanzane, di zucchine, di cetrioli, articoli che in questo momento mancano, sono pochissimi. C'è una produzione limitatissima e di conseguenza i prezzi si sono alzati, ma diciamo che nel periodo è normale. Cosa invece grave è ancora altri articoli tipo il ciliegino, il pomodoro rosso a grappolo, datterino, piccadilli, che soffrono purtroppo ancora il discorso che i prezzi sono bassi, c'è poca richiesta, anche perché sappiamo da notizie, insomma, ormai è risaputo da tutti, che il Marocco sta immettendo prodotto in maniera notevole in Italia e in Europa, e di conseguenza sta danneggiando sicuramente il settore agricolo e commerciale italiano. In questo caso dobbiamo parlare del nostro settore, certo. Quindi lo sta danneggiando in maniera notevole. Poi c'è il solito giochetto della grande distribuzione, che fa sì che sui banchi, insomma, dei grandi supermercati arrivi ciliegina a 70 centesimi al chilo. Loro fanno i giochetti commerciali per dimostrare che i prezzi del prodotto possono essere abbassati, che è basso, che possibilmente poi non è così, perché tu vai in altre città e trovi il ciliegino sempre nel banco finale, stiamo parlando della grande distribuzione, lo trovi a 5 euro, a 6 euro, a 7 euro il chilo. Ripeto, è un settore su cui sicuramente bisogna mettere mano, e i nostri governi e il governo europeo purtroppo ad oggi non ha messo mano, anzi ha fatto degli accordi, ricordiamoci che da poco l'accordo euro-marocchino, ha fatto degli accordi scellerati per l'agricoltura europea, io direi, danneggiando sicuramente quella italiana e in particolare quella della fascia trasformata e del vittoriese. Patti scellerati che sicuramente, arrivati a questo punto, non possono essere tolti di mezzo, non li possiamo cancellare. Purtroppo no. Però possiamo sicuramente porre dei rimedi, possiamo sicuramente chiamare le autorità competenti a determinate cose che prevedono anche questi accordi, tipo i controlli. Allora, se io faccio un accordo, devo essere anche preparato per fare determinati controlli. Quindi controlli all'inizio, controlli alla fine, perché probabilmente i controlli ci sono, almeno sì, così si dice, giusto? Io direi che i controlli sono così, così labili, così pochi, da essere ritenuti nulli, nulli. Quindi non solo controlli alla frontiera. Lo affermo e lo sottoscrivo, sono nulli. I controlli ci vogliono all'inizio, sicuramente, quindi alle frontiere, nei porti, ma ci vogliono anche i controlli per la grande distribuzione, preciso. Una regolamentazione sicuramente ci vuole per la grande distribuzione, perché ci stiamo accorgendo tutti che arrivato a questo punto, insomma, sta distruggendo quello che è l'apparato commerciale europeo, sta distruggendo quello che è
quello che era una volta il negozietto, il negozio, il fruttivendolo, ma attenzione non solo quello del nostro settore, ma quello dell'abbigliamento, del settore caseario, di carni e di quant'altro. E quindi secondo noi serve sicuramente una regolamentazione in tal senso. Ripeto, le proposte ci sono tantissime, però ad oggi non si è messo mano seriamente a questo tipo di politica, politica con la P maiuscola. Non si è voluto fare da parte della politica? Ma sicuramente c'è stata cattiva volontà o menefreghismo, perché abbiamo mandato avanti sicuramente politici non all'altezza o sicuramente gente che ha avuto tutto l'interesse perché tutto rimanga com'è. Anche perché comunque parlando di agricoltura, scendendo naturalmente, parlando sempre nel locale, i vari rappresentanti politici nelle varie elezioni che si sono susseguite hanno sempre parlato di agricoltura, l'hanno sempre posto come cavallo di battaglia, però poi alla fine ci siamo resi conto e vediamo soprattutto oggi, tastiamo con mano qual è la situazione. Insomma, abbiamo un comparto totalmente al collasso. È chiaro che nel nostro territorio si fa una guerra tra poveri. Nel nostro territorio la base elettorale è sicuramente il produttore agricolo, l'azienda agricola, perché il nostro territorio vive e si sostiene sicuramente per la maggior parte di agricoltura. E allora si fa la campagna elettorale in agricoltura, come in altre zone si fa quella industriale, perché la base economica, però in effetti poi i risultati non ci sono, sono tutte promesse. Come le vecchie promesse che faceva la DC una volta, vengono fatte oggi queste promesse oggi purtroppo. E la più parte, sì, insomma, senza al di là del colore l'abbiamo, politico, l'abbiamo conto che vissuto da poco tempo, da qualche mese, insomma, le passerelle al mercato le abbiamo viste un po' tutte, al mercato ortofrutticolo, sì. Le riunioni nelle campagne, nelle aziende agricole, insomma, la situazione diciamo che è cambiata poco e niente. Perché assistiamo ancora ai crolli di mercato, assistiamo ancora alla chiusura delle aziende agricole, commerciali, di autotrasporto. Tutta la filiera sicuramente soffre, ma non solo io direi, non soffre solo la filiera agricola, ma soffrono tutte le filiere. Soffrono perché sicuramente c'è qualcosa che in Italia, che in Europa non funziona, non funziona. Qual è il clima all'interno del mercato in quest'ultimo periodo? Ma il clima c'è sicuramente molta rassegnazione, ma insieme alla rassegnazione c'è la rabbia. C'è la rabbia perché la gente sicuramente deve andare avanti, ha famiglia. E allora la crisi si sta toccando con mano, nello stesso tempo non sa come arrabattarsi, come uscire ad andare ad acquistare i beni di prima necessità. Stiamo parlando di beni di prima necessità. Perché nel frattempo ingombono le tasse, cioè sappiamo com'è la situazione di tasse in Italia. Il governo Monti sicuramente ha fatto bene, perché ha fatto sì che l'Italia uscisse da quel baratro in cui si era andata ad infilare. Ora ne abbiamo un altro, sì, sicuramente ora con le dimissioni, ma siamo con le dimissioni di Monti e l'entrata in campo di certi personaggi, sicuramente stiamo ritornando. La scesa in campo di Berlusconi? Certo, stiamo parlando proprio di questo, perché è una disgrazia, insomma, dobbiamo dirlo chiaramente. Lo dimostrano le borse e quello che sta succedendo in generale in Europa e quello che si dice dell'Italia. Si sta ritornando a dire dovete mantenere gli accordi, gli italiani dovete stare attenti, cioè dobbiamo cerchiamo la continuità, cerchiamo la solidità in Italia, quindi si ha paura già dell'Italia come si aveva paura della Grecia. Questo passo di Monti, andando proprio a livello nazionale, questo passo di Monti di dimettersi, quando ha perso la maggioranza penso che era un atto dovuto, a questo punto insomma, ha voluto, visto che poi c'erano le lamentele anche delle altre parti della politica su Monti, a questo punto io penso anche che... Anche se però a questo punto la politica ha un grande compito, la politica che verrà, insomma, cioè alla fine si è voluto Monti, alla fine lo si è sfiduciato, ma ora avete un compito importante, cioè quello di salvare l'Italia, perché ora tocca alla politica salvare l'Italia, no? Beh,
la politica, se la politica. La politica con la P maiuscola. Sì, certo. Devono un po' rimboccarsi le maniche e fare le cose seriamente. Come concessionari avete intenzione di intraprendere anche iniziative? Ad esempio in questi giorni sciopero della fame a Piazza Calvario ed altre agricoltura, davanti al mercato proprio ortofrutticolo, questo comitato per i produttori con una raccolta di firme poi da presentare a Crocetta per chiedere maggiore attenzione al comparto agricolo. Le nostre iniziative, intanto io sono solidale sicuramente con Tano Malannino e con i produttori che sono davanti al mercato a raccogliere le firme e quindi a protestare per questo stato di crisi. Avete messo la firma? Voi come? Sicuramente sì, molti colleghi avranno già, perché non si può essere che solidale. Però, perché la battaglia è unica. Sicuramente la battaglia è unica. Però le nostre iniziative sono rivolte a interessare chi di dovere e sono le organizzazioni e i partiti politici, perché noi abbiamo dato un voto perché queste persone riescano a risolvere i nostri problemi. Le confederazioni sindacali hanno la loro funzione, i partiti politici hanno un'altra funzione, di conseguenza sono loro che devono darci delle risposte ben precise. La sola protesta di per sé non può dare risultato, deve essere aiutata sicuramente e portata avanti dalle forze politiche, da chi è al governo. E io parlo del governo regionale, io parlo del governo nazionale, io parlo del governo europeo. Quindi coloro che sono deputati a queste cariche devono dare delle risposte ai cittadini che soffrono maledettamente, pur pagando le tasse, pur lavorando e rompendosi la schiena, stanno soffrendo maledettamente, non ce la fanno, e quindi bisogna dare delle risposte, bisogna mettere mano a quelle cose che dicevo poc'anzi. Sì, controlli e io regolamentazione. Sono fissato quindi su queste cose, non ci posso fare, però ci vogliono i controlli alle frontiere, ci vuole la regolamentazione della grande distribuzione, ci vogliono i controlli dappertutto. Noi chiediamo la legalità e i controlli, questo chiediamo. Chiediamo che sicuramente non... Vedete, poi io mi accorgo che ultimamente anche succedono le cose. Oggi sentivo che è stato arrestato uno perché ha rubato 200 kg di arance. 200 kg di arance, sì. Queste cose qualche anno fa non succedevano. I furti sono aumentati, la gente che spaccia, insomma, si sta molto giro di droga. Evidentemente queste cose succedono quando c'è povertà, quando la base soffre, e allora bisogna smetterla di guardare il proprio orticello, gli affaretti propri. Parlo degli amministratori, certo. Cerchiamo di amministrare con oculatezza. E soprattutto diamo le risposte giuste, cerchiamo di guardare, di sentire il popolo. Da Roma bisogna sentire il popolo, bisogna ascoltarlo. Bisogna tornare di nuovo tra la gente, la politica e i politici devono nuovamente. E quando si va a votare col porcellum, purtroppo questo non c'è. Non c'è. Questo è un grande sì, male per la nostra politica. Anche perché questa volta ci troveremo nuovamente a non scegliere chi in fondo ci governa. Certo, se andiamo questo a votare di nuovo col porcello. Il problema reale è questo. Praticamente i giochi sono sempre fatti. Ci troveremo nuovamente nella condizione di dire che vabbè, vi siete scelti i governanti? No, non è vero, non li abbiamo scelti. Abbiamo semplicemente scelto un Presidente del Consiglio, poi per il resto. Sì, proprio tutto così, il resto. E questo non è stato imposto, quindi nonostante tutto la politica sta continuando a sbagliare. Sì, questa è la continua a sbagliare, questa è la mia hanno paura del Movimento 5 Crocetta, Stelle. No? Ecco, il Movimento 5 Stelle potrebbe essere la soluzione, o perlomeno è la voce del dissenso. E quindi lei mi fa parlare di politica in questo momento. Anche il Movimento 5 Stelle sicuramente è un movimento di protesta che ha avuto un successo notevole in Sicilia e sicuramente lo avrà anche a livello nazionale, perché gli stanno spianando la strada questi signori. Purtroppo però non vedo la solidità di programmi, di progetti in seno a questo movimento, che va bene sotto la forma di protesta, sotto la forma di abbattere un sistema politico che ormai è venuto fuori allo scoperto e che ci ha fatto vedere la faccia brutta della politica, del politichese.
ce l'ha fatta vedere. Però, ripeto, non è secondo me preparato con progetti e programmi adeguati a quelle che sono le esigenze per governare uno Stato o una regione o un'amministrazione comunale. Quindi sicuramente deve esserci questa spinta propulsore al dissenso. La protesta va bene, però poi deve uscire fuori anche la personalità e la progettualità di un movimento ben preciso che indichi una via seria per la risoluzione di della moltitudine di problematiche che purtroppo la vecchia politica ci ha lasciato. Invece da Crocetta cosa vi aspettate? Sappiamo comunque lui che al momento può darvi qualche risposta. Sicuramente, Crocetta sicuramente è un uomo di rottura e lo sta dimostrando già nei primi giorni di insediamento a Palermo. Ci aspettiamo sicuramente tanto, sicuramente non ci potrà dare tutte le aspettative che noi abbiamo perché è inserito in un carrozzone che ha sicuramente delle ruote che camminano poi ognuno per i fatti propri. Però è chiaro, penso che siamo sulla strada giusta, abbiamo messo a capo della Regione Sicilia, secondo me, la persona giusta abbiamo messo. Può dare tanto, però non si deve far sicuramente coinvolgere in determinate situazioni e deve mantenere quello che nelle sue premesse ha detto al momento di insediarsi. Questo è quello che si aspettano tutti, comunque, che dalle parole passi ai fatti, soprattutto, quindi che mantenga. Qualcosa la sta facendo, però dobbiamo vederlo ora nelle prove veramente di fuoco che ci saranno quando ci saranno da votare determinate cose in seno all'ARS, che riguarderanno sicuramente cose ben superiori a questo che so. Delle cose che ha fatto fin da ora. Avrei aspettato una visita al mercato in questo momento di grande difficoltà. E perché no? D'altra parte lui proviene da una terra che vive di agricoltura, Gela sappiamo che è una grossa città che oltre ad avere l'industria c'è molta gente vive di agricoltura. Molti cittadini, concittadini di Crocetta conferiscono al mercato ortofrutticolo di Vittoria, come d'altra parte altri paesi, ce ne scemi, nella provincia di Caltanissetta ce ne sono parecchi paesi e città che conferiscono al mercato di Vittoria, di conseguenza perché no? Venire a tastare il polso al mercato di Vittoria potrebbe essere, ecco, parlare il governo che parla col popolo e quindi sente le esigenze che ha la gente. Il mercato non chiuderà, giusto? Il mercato non chiude per tanti motivi. Uno, perché svolge una funzione pubblica e quindi deve andare avanti per la funzione che ha. Due, perché non si può mantenere questo lusso di chiudere perché c'è molta gente che sopravvive portando quelle poche cassette di ortaggi che ha e mettendole a vendere al mercato. E di conseguenza non possiamo togliere questa sopravvivenza a questa gente. Tre, perché in ogni caso quando chiude il mercato non fa altro che fare dei danni economici al territorio e non risolvere sicuramente la problematica. I problemi vanno risolti nelle aule competenti, nelle stanze giuste, con le persone giuste e nei tavoli giusti. Sicuramente non al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Il mercato ortofrutticolo è nato per lavorare, per commercializzare. Non è nato sicuramente per fare passerella o per fare scioperi o movimenti di qualsiasi natura. Bene, io ringrazio Filippo Giammarrese per essere stato mio ospite, ricordo presidente voi dell'associazione concessionaria dell'ortomercato di Contrada Fanello a Vittoria. Gentilissimo. Ringrazio i nostri telespettatori, l'appuntamento è a domani, una buona serata.